De Vita, ma qual è il suo ideale di sinistra? Ecco, ci faccia un esempio. Questa sinistra non va bene, lei dice, quest'altra sinistra invece va bene, qual è? Sì, noi non ci chiamiamo umanisti per caso, noi per umanisti intendiamo, non una cosa astratta che non ha senso, noi per umanisti intendiamo mettere al centro, come valore centrale, l'essere umano. L'essere umano, non parliamo di un essere umano astratto, un essere umano scritto sui libri, parliamo di esseri umani concreti, quotidiani, allora, che hanno delle necessità. C'è un esempio di questa sinistra che voi vorreste nel pianeta? Siamo noi. Chi è il Partito Umanista? Che cos'è? Ma il Partito Umanista è evidentemente il partito dei diritti umani. Naturalmente la concezione dei diritti umani per noi comporta di mettere al primo posto i diritti fondamentali alla salute, all'educazione e in generale a un livello di vita degno. In questo senso il Partito Umanista si collega a tutti gli altri movimenti che vanno in questa direzione, presenti anche a livello internazionale. Per cui il Partito Umanista, che nasce in Italia nell'84 e da allora non ha mai cambiato né nome né linee programmatiche, nell'89 si è collegato anche ad altri partiti umanisti in altri paesi del mondo, che venivano via via costituendosi e che oggi sono presenti in 50 paesi. Il Partito Umanista è un partito che esiste dal 1984 in Italia, però non è soltanto italiano, è presente in più di 50 paesi del mondo, è un partito piccolo ma diffuso su tutto il pianeta. Il Partito Umanista è il partito dei diritti umani. Bene, oltre 50 anni fa fu sottoscritta la Carta dei diritti umani e di fatto mai applicata. Questioni importanti come la salute, l'educazione, la casa, il lavoro, la possibilità di migrare, la possibilità anche di pensare ad un futuro come una pensione sicura, rappresenta il cuore di quello che sono i diritti umani. Di fatto noi ci troviamo in una situazione di grande spinta verso la privatizzazione, verso addirittura la speculazione su questi diritti. Noi siamo qui, io sono qui e il Partito Umanista sarà presente fino a che non verranno applicati i diritti umani. Io esigo, come sta scritto nella Carta dei diritti umani del 1948, sta scritto che ogni persona, per il semplice fatto che un giorno è nata, indipendentemente dal sesso, dalla sua età, dalla sua religione, dal colore della sua pelle, dalla sua nazionalità, ha diritto ad una casa, ha diritto ad un lavoro, ha diritto a potersi curare e ha diritto ad aver assicurato il tempo di vita che gli rimane. Questo noi vogliamo, vogliamo che vengano applicati i diritti umani. Questo è il Partito Umanista. Il Partito Umanista lavora essenzialmente nella base sociale, lavora nei centri umanisti di quartiere e evidentemente, non avendo a disposizione mezzi di comunicazione propri e non avendo facile accesso agli altri mezzi di comunicazione, è conosciuto soprattutto dalle persone che lo vedono per la strada, che vedono i militanti per la strada. Certo, allora il Libro Arancione raccoglie tutto, diciamo, le nostre posizioni per quanto riguarda la salute, l'educazione, l'economia, la casa, l'ambiente, per cui si ritrovano tutte le nostre posizioni e quindi anche i nostri programmi. Perché noi veramente vogliamo cambiare le cose, non siamo dei ragionieri o degli amministratori di condominio, penso che gli altri politici farebbero bene a continuare a fare gli amministratori di condominio e lasciare le cose importanti al Partito Umanista. Per cui votare per il Partito Umanista è una scelta rischiosa, ma è una scelta che vince, perché noi non siamo una moda, non siamo un partito fabbrica di voti, noi vogliamo mettere in moto un processo che andrà molto lontano e difficilmente si capisce ancora fino a dove potrà arrivare. Noi pensiamo che queste sinistre che sono al potere in Europa e in particolare in Italia stiano facendo una politica che non è di sinistra, stiano facendo una politica che è liberale, che è neoliberale e che utilizza criteri economicisti, scordandosi assolutamente delle persone che vivono in Europa. De Vita, noi pensiamo che il tipo di politica questo, che potrebbe intraprendere il centro-sinistra o il centro-destra, sia esattamente la stessa e vada nella stessa direzione catastrofica. Ma non rischiate di autoisolarvi da soli fin da subito? Ma sa che c'è, autoisolarsi, se dobbiamo scendere a dei compromessi, ci chiedono dei compromessi talmente grandi per cui alla fine noi dobbiamo svendere, per così dire, il nostro progetto politico, il nostro progetto di un mondo futuro, noi preferiamo, se lei preferisce definirlo così, preferiamo autoisolarci, però preferiamo mantenere un progetto politico chiaro, che sia chiaro per le persone, che non sia sottomesso a regole politiche di palazzo. Per privatizzazione dei servizi essenziali, tipo sanità, educazione, previdenza, voi come vi ponete?
Credo che questo è l'ultimo atto di un sistema che tende davvero a succhiare risorse, prima dalla produzione e ora dai servizi, poi dai tagli della spesa pubblica. Credo che è insostenibile il fatto che si tagli proprio sui diritti fondamentali. Pensiamo invece che la salute, l'educazione siano essenzialmente, debbano essere essenzialmente diritti gratuiti e di buon livello per tutti. Questo è quello che chiediamo. Chiediamo che ogni persona, indipendentemente dal suo reddito, abbia possibilità di accesso alle cure sanitarie migliori, non gratuite ma peggiori, le migliori cure sanitarie. Noi ci troviamo in situazione con una sanità a doppia corsia, chi ha i soldi dopo 3 giorni può fare un ricovero oppure un'ecografia, chi non ha i soldi dopo 6 mesi o un anno. Senta, sanità gratis per tutti, anche per i ricchi, diciamo. Ma certo, già i ricchi pagano le tasse sufficientemente, forse dovrebbero pagarle un po' di più probabilmente, però se uno già contribuisce con le tasse, non vedo perché debba pagare una seconda volta il servizio sanitario. Noi pensiamo che quando in una regione come la Lombardia ci sono 2 milioni di analfabeti funzionali, cioè persone che non riescono a scrivere una lettera, a compilare un modulo. Allora, credo che ci sono almeno altre 2 grosse questioni che non sono state toccate. Una è quella dell'educazione e istruzione, rispetto alla quale riteniamo anche qui che sia fondamentale il ruolo della regione, ma anche qui delle strutture pubbliche, proprio nel garantire dal punto di vista dell'educazione una struttura di buon livello per tutti. Pensiamo che quello che è stato introdotto, ad esempio in Lombardia, il buono scuola, sia la forma per superare l'articolo 33 della Costituzione e dare fondi alle scuole private. Nuovamente si sta introducendo una via che serve a portare a chi già i soldi ce li ha altre risorse. Io volevo portare all'attenzione il tema dell'immigrazione che lei prima appunto ha enunciato. Io credo una cosa importante, che innanzitutto bisogna riscrivere questo tema nel capitolo che gli compete, che è il capitolo dei diritti umani, perché oggi in questa campagna elettorale si è parlato tanto di questo tema anche in termini strumentali per fini elettorali, si parla dell'immigrazione in termini di sicurezza, di criminalità e di economicisti, cioè se l'immigrato ci fa comodo o no, perché ci porta forza lavoro o no. Per noi questa è un'indecenza, perché noi crediamo che il tema immigrazione debba essere trattato in termini di diritti umani, perché queste persone sono persone, non ci dimentichiamo, la maggior parte, che vengono qua non per fare i turisti, non perché così, vengono qui perché stanno sfuggendo da situazioni che sono molto difficili. Io in prima persona sto portando avanti un progetto di alfabetizzazione in questi paesi, per cui lo sto vivendo in prima persona, per cui da situazioni che sono molto difficili, da situazioni di povertà, da situazioni di guerra. Allora io credo che a queste persone gli debbono essere garantiti i diritti umani, quindi la possibilità di curarsi, di istruirsi, di avere una casa e quindi di vivere. Allora, quello che noi denunciamo e che ci fa paura è la risposta che ci viene da destra, che è una risposta totalmente razzista e xenofoba, che veramente dovrebbe far parte del Medioevo. Tra l'altro, la risposta della sinistra, di questa centrosinistra, che dà una risposta, cioè apriamo i centri di detenzione permanenti. Voi avete contestato in particolare l'esistenza di questi che vengono definiti centri di accoglienza e che in realtà sono soltanto delle anticamere delle espulsioni per gli immigrati. Soprattutto avete contestato le condizioni di vita all'interno di questi centri. Naturalmente, infatti si chiamano centri di detenzione, quindi già il nome gli dice qualcosa. Le condizioni di questi centri sono veramente assurde. Noi siamo stati in prima persona in questi centri, abbiamo denunciato questa situazione perché è realmente incostituzionale detenere delle persone in condizioni pessime, peggiori delle carceri, persone che non sono ree di nulla se non di esistere e di stare fisicamente in un paese che non è quello dove loro sono nate. Ma in un momento in cui si parla tanto di globalizzazione, in cui si aprono tutte le frontiere ai capitali, alle imprese, eccetera, non si vede perché le persone non possano muoversi liberamente sul territorio mondiale. Ecco, quello che stanno facendo in realtà il centrodestra e il centrosinistra, la differenza è veramente minima, perché il centrodestra propone di metterli tutti in un container e rispedirli a casa, mentre invece il centrosinistra dice sì, mettiamoli nei container, però siccome siamo di sinistra mettiamoci perlomeno le sedie. Un'altra proposta di legge che abbiamo presentato in Parlamento nel 98, proponiamo una legge di iniziativa popolare sul tema della responsabilità politica. In cosa consiste? Vincolare l'operato del candidato eletto a dover dar conto ai propri elettori del proprio operato durante il proprio mandato.
e nel caso non venissero mantenute le promesse fatte durante la campagna elettorale, destituire questi candidati. Intanto portare avanti a livello regionale questa proposta di responsabilità politica che abbiamo già proposto a livello nazionale, affinché i politici si facciano responsabili delle promesse che fanno in campagna elettorale. Siccome i politici sono quelli che decidono poi una serie di prendono una serie di decisioni sulla vita delle popolazioni residenti nella regione Lazio, per esempio, già il fatto di avere dei politici responsabili, secondo noi, potrebbe modificare sostanzialmente. Pensiamo che altri servizi che in questo momento si stanno privatizzando, come l'energia elettrica, il gas, l'acqua, debbano anche questi restare in mano fermamente pubblica proprio per un controllo effettivo sulle tariffe. Viceversa, ci stiamo avvicinando ad un sistema dove, ripeto, chi avrà la possibilità di pagare questi servizi potrà stare bene, ma sarà una minoranza, forse neanche il 10%. Il resto, il 70, l'80, il 90% della popolazione dovrà arrangiarsi. Questo già succede negli Stati Uniti, che sono per molti il modello del neoliberismo, e noi ci auguriamo davvero di non arrivare a quella situazione dove troviamo un giorno una persona che lavora ed è assicurata su tutto, il giorno dopo vive sotto i ponti. Un reddito sociale di base che dia certezze e sicurezze a chi non ce l'ha. Pensiamo dall'altra parte ad un reddito sociale di base. Non è pensabile, non è sostenibile che 1 milione di persone in questo momento nella ricca Lombardia viva al di sotto della soglia della povertà. 1 milione al mese di stipendio, di salario, di sussidi, di pensioni minime non serve nemmeno a pagarsi l'affitto e nemmeno a fare la spesa per una settimana. Allora, noi dobbiamo metterci in testa una cosa. Oggi la meccanizzazione, quindi l'introduzione della macchina nel lavoro, sta diminuendo effettivamente il lavoro, quindi di lavoro ce ne sarà sempre meno, e questo lo dobbiamo accettare. Però, quindi, questo per noi è positivo, perché finalmente la macchina sta liberando l'essere umano dal lavoro, mantenendo però la produttività, per cui è un problema di ripartire la ricchezza. Un altro grande tema, quello del lavoro, è basato sulla flessibilità, sulla precarietà, quello che viene definito certezza di avere un posto di lavoro, in verità è l'incertezza di avere un lavoro minimamente sicuro per qualche anno, addirittura per qualche mese. In verità si stanno determinando elementi di nuove forme di schiavitù, di legami con ritmi e orari, proprio perché c'è un ricatto: o accetti questo tipo di sistema oppure te ne vai. Questo, oggi le fabbriche, le industrie stanno chiudendo, stanno licenziando i lavoratori, ma non per un problema della produttività, ma perché i capitali oggi non vengono reinvestiti nella produzione, ma prendono la via della speculazione finanziaria, per cui bisogna bloccare la speculazione finanziaria che sta defraudando il paese della vera ricchezza. Allora. E voi proponete praticamente sanità gratis, scuola gratis, mezzi pubblici gratis, e tutto ciò con quali soldi? Investire in denaro rende di più che investire in produzione e in posti di lavoro. Di fatto le multinazionali aumentano il loro valore in borsa quando licenziano persone. Allora, non parliamo che mancano i soldi, diciamo che mancano i soldi, non ci sono i soldi ci stanno. Il tema è che bisogna ridistribuire la ricchezza e non concentrarla e continuare a concentrarla nelle mani di poche mani. Nel mondo ci sono 400 persone, individui, singoli, che detengono lo stesso patrimonio di 2 miliardi e mezzo di persone. Allora, non continuiamo a dire che i soldi non ci sono, perché i soldi ci sono, si tratta di un problema di ridistribuzione della ricchezza. Grazie. Se la dipendenza è la banca che finanzia e che pretende una serie di sicurezze di restituzione di questo che non è più il prestito, ma sono gli interessi su quel prestito, a questo punto questo indebitamento soffoca la possibilità di sviluppo. Lei ce l'ha presente qual è il deficit pubblico in Italia? Cioè, è un po' complicato. Io ce l'ho presente qual è il deficit pubblico in Italia, ma so anche che 70.000 miliardi l'anno stiamo pagando di interessi sul deficit pubblico. Questi 70.000 miliardi di interessi che stiamo pagando, che non è dato sapere a chi devono essere dati, a chi vengono dati, mi piacerebbe sapere a chi li dobbiamo dare. Perché a me no, per esempio, e a molti cittadini e a molti ascoltatori non credo che lo Stato gli debba 70.000 miliardi l'anno. Dove vanno a finire questi soldi? A chi dobbiamo questi soldi? Mi piacerebbe sapere. Cristina Tarantella. Contemporaneamente siamo convinti che ci sia bisogno di strutture, una banca regionale senza interessi per lo sviluppo, socialmente utile, ambientalmente compatibile, che dia davvero una risposta anche qui al bisogno di lavoro.
Pensiamo per esempio a strutture importanti come una banca regionale senza interessi. Finalmente una struttura, anche qui, pubblica, che finanzi progetti, che finanzi gruppi operativi, gruppi di giovani che intendono promuovere iniziative in campo sociale, in campo ambientale e perché no in campo artistico, ma proprio per l'assenza di risorse si trovano in grave difficoltà e non possono sviluppare. Noi l'Europa di Schengen la critichiamo perché noi pensiamo che le regole che sono state fatte per fare questa Europa unita siano basate esclusivamente su criteri economicisti, quando ci si è scordati assolutamente delle necessità delle popolazioni. Di fatto tutti quanti sappiamo che sono 10 anni o 8 anni da quando è stato fatto il trattato che ci chiedono di fare dei sacrifici, ci chiedono di fare dei sacrifici in nome dell'unità economica europea, in nome dell'euro, della nuova moneta, eccetera. Quando hanno fatto l'Unione Economica Europea, che cosa è successo? È successo che qualcuno ha già cominciato a dire no, però non sarà sufficiente fare l'Unione Economica Europea. Ci hanno fatto l'euro e l'euro nel giro di pochissimi mesi, di pochissimo tempo, immediatamente è cominciato a scendere. E ci continuano a chiedere dei sacrifici, continuano a fare tagli sulle spese che per noi sono essenziali, come per esempio, come dicevamo prima, la sanità, l'educazione, i servizi pubblici. Ossia il cittadino è, in questo sistema economico, in questa Europa, è assolutamente messo da parte. Mi scusi. Sono elezioni regionali queste, si parla sempre più di federalismo, di autonomia delle regioni. Rispetto al governo di Roma, favorevoli o contrari? Noi siamo per un decentramento reale del potere, siamo davvero perché a livello regionale, a livello provinciale, a livello comunale, se fosse possibile di decentramento delle zone, effettivamente ci sia un potere reale controllato da parte dei cittadini. Noi sappiamo che grandi flussi di finanziamento vengono poi ripartiti e non si ha alcun controllo di quelle che sono poi le destinazioni finali di questi fondi. Sappiamo anche che molte delle possibilità di controllo che il cittadino potrebbe applicare non vengono invece rese possibili. Noi pensiamo che non è solo una formula di uno Stato più piccolo che si organizza come uno Stato centrale. Noi pensiamo che il vero decentramento sia legato al controllo che i cittadini possono effettivamente applicare. Senza di questo, che sia uno Stato centrale come l'Italia o che sia uno Stato centrale come la Padania non ci cambia assolutamente, pensiamo proprio che sia nella stessa direzione. Ma voi come vi finanziate? Perché una campagna elettorale costa, presentarsi alle elezioni costa. Beh, come lei si sarà accorta probabilmente essendo giornalista, noi non siamo molto presenti sui mass media. Di fatto in questa campagna elettorale, per esempio, i media scritti, i giornali scritti non fanno proprio menzione di noi, neanche nei sondaggi, e spesso si scordano di noi anche quando fanno l'elenco delle liste. Se lei ha seguito le campagne elettorali precedenti, a parte questa in cui siamo rientrati per la nuova legge da par condicio in una serie di regole per cui siamo qui oggi in questo spazio. Sì, ma come vi finanziate? Mi scusi perché non mi sta rispondendo. No, lei mi ha detto degli spazi. Comunque. No. Se lei si sarà accorta, gli spazi elettorali non li abbiamo mai comprati, le nostre campagne elettorali non sono molto visibili, perché noi siamo autofinanziati, ossia noi siamo organizzati in centri di quartiere, ogni quartiere ha un gruppo di persone che lavora nel quartiere e che fa una pubblicazione e ogni centro di quartiere si autofinanzia. Qual è l'obiettivo del Partito Umanista in queste elezioni regionali? Beh, l'obiettivo del Partito Umanista è quello di vincere le elezioni, ovviamente. Poi se la domanda è sulle previsioni, se riusciremo a vincere o no, non ne ho la più pallida idea e sinceramente, se dobbiamo basarci sui risultati passati non prenderemo molti voti, però sinceramente non ce lo siamo posti il problema, non ci siamo posti il problema del risultato elettorale, perché quando un'azione per noi ha senso è indipendente dal risultato. Noi presentandoci alle elezioni fondamentalmente vogliamo dare la possibilità a tutte le persone di votare per il Partito Umanista. Se il Partito Umanista non si fosse presentato alle elezioni, tutti gli umanisti che ci sono, tutte le persone che hanno questa sensibilità, che sono d'accordo con l'idea di uguaglianza, ma non si sentono trattati in modo uguale, che hanno queste idee, non potrebbero andare a votare, non potrebbero esprimersi. Allora noi vogliamo dare la possibilità a tutte le persone che hanno questa sensibilità
di votare per il Partito Umanista e di diciamo, manifestarsi. Questo è diciamo, l'intento con il quale noi ci siamo presentati alle elezioni. Quindi, per ringraziare tutte le persone che ci stanno vedendo in televisione in questi giorni, che ci stanno scrivendo nel nostro sito internet, di continuare a scriverci, di aiutarci per portare il Partito Umanista nelle altre regioni. Il nostro sito è www.partitoumanista.org. Continuate a scriverci.